mentre Carlo Bocchetti, detto Lucio, va a comprare la fugassa, io attraverso il mercato, la Elena e l'Antonio stanno dormendo, bella grossa, e questo è il solito mercatino settimanale. Sì, lui non ha fatto ancora colazione, per questo ha questa espressione. No, la colazione l'ho già fatta. Queste sono grandi firme, 10 euro. Boh, andate un po' voi. È Ferragosto, gente, è Ferragosto. Ferragosto. Ah, quello lo conosco. Sì, io ho un vestitino identico, un po' più lungo, l'ho preso a Otranto. Ciao. No, Otranto. Il mio shopping salentino dell'anno scorso. 5 euro l'uno, che costano 10. Comunque. Ecco qua. Non ho portato gli occhiali da sole. Furbo. Ah, ma mi stai accompagnando fino in spiaggia? Sì, fino lì all'ingresso. È geloso, ha paura che qualche uomo più giovane, più bello, più intelligente, non lo so, Lucio, ce n'è. Assolutamente ce n'è. Ecco, paura che mi importuni. Comunque tranquilli, non mi sta importunando nessuno. Ecco, anche il cane mi ignora. Vabbè, ragazzi, che volete fare? Questa è l'età d'oro. Eccoci qui. Approfitto per prendere le mele. Bravo, prendi le mele. Ciao, ci vediamo dopo. Io qui vado alla spiaggetta. Questi sono i bagni alga. Sì, il nome è un po' infelice, bagni alga, ma comunque. Quest'ora è come piace a me, semideserta, ma sicuramente lo sarà per poco. Ok, eccoci qui, sono schierati tutti i pedalò pronti per le richieste dei bagnanti. Lì c'è il bagnino, non so se vuole essere inquadrato, il bagnino K, quello anziano, il titolare della concessione, per intenderci, uno che conta. Ecco qui, mi dirigo all'ombrellone 46, ciao.